mi diceva anche lei, integrazione così non funziona perché? Allora, vivendo delle realtà locali, la percezione è una cosa che solo chi la vive sulla propria pelle può capire, il divario che esiste, perché questa accoglienza gestita in questa maniera è deleteria. Quindi bisogna trovare, perché noi stiamo pagando lo scotto di quello che sono le lacune di uno Stato centrale che è in ritardo come tempistiche sull'identificazione ed è costretto a sbattere per tutto il territorio nazionale dei poveri disgraziati, che è un problema talmente grosso, non tanto per loro, anche perché stanno creando degli attriti fra gli autoctoni, perché io vedo della gente che incomincia a litigare fra di loro per delle prese di posizione. Questa è una cosa bruttissima, l'accoglienza non può essere gestita così, ci fanno litigare col vicino di casa perché magari non la pensa così, ma io non ce l'ho mai avuto col vicino di casa. Ce l'ho con la gestione di questa accoglienza, lungaggine, lacune, soldi persi per strada. La differenza culturale di queste persone che ci vengono imposte è lontanissima socioculturalmente da noi. Non è possibile, ci vogliono dei tempi lunghissimi perché questa convivenza possa avere un attimo di risultati.